Ciao ragazzi, oggi smontiamo gli iniettori dell'impianto GPL. Togliamo innanzitutto il box, l'airbox. Stanciamo il tubo dietro e lo mettiamo da una parte. Allora, gli iniettori del GPL sono questi qua dietro. Cercateli. Sono questi. Per sganciarli, innanzitutto dobbiamo togliere 1, 2, 3 e 4. Questo è l'arrivo del GPL dal serbatoio praticamente, passa attraverso i filtri, eccetera. Invece questi sono i tubi che vanno ai cilindri, che portano il gas ai cilindri. Quindi andiamo a sganciarli tutti. Cominciamo. Attenzione a non perdere. Ok, sganciamo il tubo, non c'è bisogno di chiudere serbatoi, eccetera. Uno. L'adduttore elettrico fondamentale. Quindi chiudiamo e sganciamo. Ora abbiamo sia i connettori, abbiamo tre connettori in questo caso. Questo è un motore a tre iniettori, quindi tre cilindri. Quindi per sganciare questo basta prendere questa linguetta e spostarla verso l'alto. Facciamo un connettore, spostiamo verso l'alto e lui. Ora dobbiamo sganciare, questo è un connettore, dobbiamo sganciare i tre connettori che portano la corrente agli iniettori. Per farlo prendiamo una pinza, ecco, e cerchiamo di estrarre questo, che è il fermo. Lo facciamo per tutti e tre. Cercate di non perdere questi fermi perché sì, li vendono come ricambi, ma è una bega. Andarli a prendere, eccetera. Quindi tolti 1, 2, 3, non li perdiamo. Adesso praticamente andiamo a sganciare gli iniettori. Allora, gli iniettori, questi tre cavi dovreste averli con delle lettere, ad esempio C. C'è scritto A, B e C e lì ci sono tutti i cavi numerati. Rimettiamo il coperchio e andiamo a smontare gli iniettori. Ok, ora che abbiamo smontato il rail degli iniettori, possiamo andare a smontare proprio gli iniettori. E qui mi è partito un tappino. Per farlo prendiamo una chiave da 10 e andiamo a svitare questi quattro bulloni che ci sono qui. A posto. Adesso prendiamo un cacciavite, lo inseriamo qui sotto, ecco, non è che serve, e andiamo a togliere questa placchetta e la mettiamo da una parte. Ora gli iniettori praticamente sono liberi, ma per sfilarli proprio ci servirà un cacciavite piatto, piccolino piccolino. Quindi lo andiamo a inserire, c'è una cavità dietro nella quale possiamo inserire il cacciavite e l'iniettore viene via. Tac. Inseriamo, muoviamo un pochettino. Tac. Attenzione a non esagerare con la forza, ma ne basta veramente poco. Lo abbiamo separato. Stesso per il terzo, cavità, inseriamo il cacciavite, lo muoviamo un po', muoviamo col dito, facciamo perno, tic. Adesso possiamo lavarli, possiamo provarli, eccetera. Per rimontarli, prendiamo l'iniettore, lo sistemiamo all'interno dello scanso esattamente come era prima, in questa posizione qui. Lo scanso è da questa parte e l'attacco degli iniettori va da questa parte e lo spingiamo dentro. Spingete forte e sentite uno scatto e la guarnizione che entra al suo posto. Andiamo a rimontare la placchetta.
per sicurezza diamo una spezzata di WD-40 ai connettori e anche questo connettore qua. Tac. Fatto, possiamo andare a rimontare il rail sulla macchina. Quindi andiamo a rimettere tutti i fermini di metallo al cavetto del iniettore. L'iniettore è fatto in questa maniera, cioè la corrente dell'iniettore è fatta in questo modo, noi andiamo a mettere il fermino, così. Lo stesso su tutti gli altri. Attenzione perché possono sfuggire. Qui, rimesso. Agganciamo questo connettore, spingiamo dentro, fatto, e chiudiamo all'inverno. Se non si chiude, spingete meglio dentro e si chiuderà. Poi guardate bene le lettere corrispondenti con i vari iniettori. La A sta a destra, nel mio caso, qui da qui. Io rivado ad agganciare gli iniettori. D sta al centro. Se vi sbagliate non succede niente, accendete la macchina va a singhiozzi, non si romperà nulla, però poi ci dovete beccare perché sennò la macchina non andrà bene. Ok, ora gli iniettori sono agganciati, per collegarli riagganciamo tutti i tubi. Ok, va bene, ora sono fissati. Se avete tolto qualche tubicino qua e là, rimettete in posizione perché ci sono gli scansi loro. Possiamo rimettere il Lirebox e abbiamo finito. Spero sia stata utile questa guida, vi rimando tutte le altre guide anche sugli iniettori della benzina, sulla pulizia degli iniettori benzina e sulla pulizia degli iniettori GPL. A presto, ciao ciao!